E adesso ci spostiamo nell'area metropolitana con i servizi dei nostri inviati. Siamo ad Alberobello, dove il mercato settimanale sarà trasferito e braccio di ferro fra amministrazione comunale e ambulanti. Ce ne parla Francesco Russo. E tregua per il momento ad Alberobello sulla collocazione del mercato settimanale oggetto della contesa da settimane tra amministrazione comunale da una parte, ambulanti e cittadini dall'altra. Spostata in contrada Popoleto per le note esigenze sanitarie imposte dalla pandemia, la zona mercatale, soprattutto per i commercianti del settore non alimentare, è stata giudicata non idonea e peraltro troppo in periferia anche dai cittadini, tanto da impoverirsi di bancarelle e da generare un malcontento tra gli ambulanti ormai sul piede di guerra. Di qui la decisione del sindaco e della giunta comunale di demandare agli uffici e alla polizia locale lo studio e l'elaborazione di una proposta di una nuova zona per ospitare il mercato. Non è la revisione di un'idea, chiarisce il sindaco Michele Longo, non disposto a far tornare le bancarelle in centro nel tradizionale largo Martellotta, proprio per il pericolo di assembramenti. Ma gli ambulanti non ci stanno. La delibera di giunta praticamente testimonia quello che noi abbiamo sempre contestato, cioè che il mercato in Piazzale Popoleto non può starci. Resta il fatto che noi rimaniamo sulla nostra posizione, cioè che il mercato da via Popoleto deve immediatamente andar via e nelle more che si concretizzi la soluzione definitiva, chiediamo che possa ritornare nella sua sede storica e tradizionale. Non c'è nessun motivo ostativo perché il mercato non torni immediatamente in largo Martellotta e in piazza del Popolo e vie adiacenti.